tutti gli scienziati condividono uno stesso metodo di lavoro. Si chiama metodo sperimentale, perché si basa sull'utilizzo di esperimenti per dimostrare un'ipotesi scientifica. Il metodo sperimentale procede in 6 fasi. Primo, osservare. Lo scienziato osserva un fenomeno. Secondo, fare domande. Si pone una domanda per capire il fenomeno. Terzo, formulare ipotesi. Formula un'ipotesi, cioè una possibile risposta per spiegare il fenomeno. Quarto, sperimentare. Lo scienziato esegue uno o più esperimenti per verificare la correttezza della sua ipotesi. Quinto, registrare. Registra i dati delle sue osservazioni. Sesto, concludere. Se l'esperimento dimostra che l'ipotesi è vera, lo scienziato formula una legge che spiega il fenomeno osservato. Per esplorare la realtà circostante si utilizzano prima di tutto i sensi, cioè la vista, il tatto, l'udito, l'olfatto e il gusto. Spesso però non bastano i sensi. Per questo gli scienziati ricorrono a diversi strumenti che nel corso del tempo sono diventati sempre più sofisticati. Ad esempio, la lente di ingrandimento, che permette di ingrandire fino a 10 volte rispetto al reale. Ma poi da questa si è passati negli anni ai microscopi ottici, che ingrandiscono fino a 1000 volte. E poi si è arrivati a quelli elettronici, che arrivano a 1 milione di volte, con immagini tridimensionali e a colori elaborate dal computer. Grazie alla collaborazione continua tra scienza e tecnologia, oggi gli scienziati possono utilizzare bilance e misuratori ad altissima precisione, fotocamere, videocamere e computer per archiviare ed elaborare i dati.